fratelli e sorelle, eccellenza, sacerdoti, noi frati francescani conventuali che da 8 secoli custodiamo la tomba venerata di Sant'Antonio, custodiamo la sua memoria, cerchiamo di far conoscere la grazia che il Signore ha dato al popolo cristiano attraverso questo grande santo. Siamo lieti di portare in mezzo a voi le reliquie di Sant'Antonio e sono lieto di consegnarle al sacerdote, al parroco, al padre di questa comunità, perché con la presenza del santo tutta la comunità cristiana di questa parrocchia, della città, possa davvero rinvigorire la propria fede guardando ad Antonio, sentendolo vicino, potente intercessore presso il Signore per ciascuno di noi, ma maestro di vita spirituale, perché seguendo le sue orme possiamo anche noi incontrare il Signore Gesù come lo ha incontrato Lui. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede e nell'amore, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. In questa santa celebrazione ci troviamo riuniti nel nome del Signore, facendo memoria di Sant'Antonio di Padova, grande discepolo di Cristo e di Francesco, innamorato servitore della parola di Dio, ne è stato assiduo ascoltatore e testimone instancabile. Anche tutti noi, fortificati dal suo esempio, per accostarci meno indegnamente all'ascolto della parola di Dio e della parola del Santo, riconosciamoci peccatori e invochiamo il perdono e la misericordia di Dio Padre. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della sua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Del profeta Isaia. Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione ai prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Parola di Dio. Dagli scritti di Sant'Antonio. Cristo dice: io sono la verità. Chi predica la verità, afferma Cristo. Chi tace la verità, rinnega Cristo. Ma la verità provoca l'odio, e perciò ci sono di quelli che, per non incorrere nell'odio di certuni, si imbavagliano la bocca col silenzio. È un grande segno di predestinazione l'ascoltare volentieri la parola di Dio, come l'esule che cerca e sente con piacere le notizie provenienti dalla sua terra. Dimostra di amare la sua patria, così si può dire che abbia il cuore rivolto al cielo,
il cristiano che ascolta con interesse chi gli parla della patria celeste. Oggi sono i poveri, i semplici, gli umili, che hanno sete della parola di vita e dell'acqua della sapienza. Al contrario, i mondani, che si inebriano col calice d'oro del vizio, i saputi, i consiglieri dei potenti, credetemelo, non si lasciano annunciare il messaggio divino. Chi vuoi essere vero cristiano deve vivere con interezza e fedeltà il Vangelo, l'unica parola che salva. Ma dobbiamo anche essere umili e leali, ricercatori della verità, per aiutare gli uomini ad aprire il cuore al Vangelo. Che è stata proclamata il profeta, ci diceva quello che è stato anche l'esperienza, la missione di Antonio di Padova, consacrato con unzione, portare il pieno lieto annuncio ai poveri, fasciare le piaghe dei cuori spezzati, proclamare la libertà agli schiavi, promulgare l'anno di misericordia del Signore. E la seconda lettura, tratta dagli scritti del Santo, dai suoi sermones, ci dice come davvero Antonio ha capito che per poter compiere quest'opera di Dio bisogna portare la parola di verità, l'unica parola che salva, il Vangelo. Per poter accogliere questa parola e cambiare la vita e trovare la vita, Antonio ci ricorda che bisogna essere poveri, semplici, umili. Chi si sente arrivato, chi si illude di riempire la propria vita, di saziare la propria fame con i surrogati, alla fine si trova con la bocca amara, il cuore vuoto. Abbiamo in questi giorni Antonio qui, vivo in mezzo a noi, nel segno forte delle sue reliquie. Quando portiamo le reliquie del Santo, in quelle che noi chiamiamo le missioni antoniane, non vogliamo tanto parlare di Sant'Antonio, vorremmo prestare la nostra povera voce al Santo, perché sia lui che continua la sua missione di annunciatore forte della parola che salva, di testimone coraggioso della verità del Vangelo in difesa dei poveri e degli ultimi. E questo è il senso anche dell'incontro della vostra comunità, di questa comunità, con le reliquie del Santo. Cosa sono le reliquie? Sono una piccola parte del corpo di Sant'Antonio. Quella che vedete nel busto è stata tratta nel 1981, quando per la seconda volta soltanto, dopo 800 anni, abbiamo aperto la tomba di Sant'Antonio e abbiamo trovato, assieme a tutte le ossa dello scheletro poi ricomposte, un altro involucro dove c'era tutta la tunica e in un terzo c'era la massa corpo, chiamano i periti, cioè quella parte del corpo che si è seccata, mummificata, non essendo mai stato sepolto Sant'Antonio sottoterra nell'umidità, ma sempre in sarcofagi elevati. Dentro questa massa corpo, che era abbastanza grande, abbiamo trovato intatte le corde vocali di Sant'Antonio dopo 800 anni, così come San Bonaventura aveva trovata intatta la lingua 32 anni dopo la morte del santo, quando ha spostato il corpo di Sant'Antonio dalla piccola chiesa Santa Maria Mater Domini nella nuova basilica. Allora, le reliquie sono sempre un dono del Signore, perché ci ricordano la presenza dei santi in mezzo a noi. E ci ricordano e ci annunciano anche che questo nostro corpo, destinato alla corruzione per il peccato, risorgerà glorioso. E le reliquie di Sant'Antonio ancora di più ci danno questo messaggio, perché parte del suo corpo non si è corrotta. Il Signore Gesù l'ha preservato dalla corruzione, per ricordare a noi, per dare questa certezza che anche noi risorgeremo. Allora che davvero Sant'Antonio in mezzo a voi, in mezzo a noi, in questa comunità, in questi giorni, riaccenda nel nostro cuore la speranza, riaccenda la fede, ci faccia vivere nella carità, e allora potremo raggiungerlo per l'eternità nella pienezza della vita.
Nel Medioevo, due giovani pazzi, mi si lasci passare il termine, insieme a tanti altri pazzi, perché innamorati fortemente di Cristo, hanno portato per le strade del mondo il Vangelo di Gesù, essendone però veritieri e credibili testimoni. Uno di loro era il giovane Francesco d'Assisi e subito dopo, trascinato da questo suo coraggio, il giovane Antonio, il quale, avendo sentito parlare di Francesco e venendo a conoscenza che alcuni frati erano morti per la causa del Vangelo in Marocco, lasciò la sua dimora in Lisbona per seguire il suo esempio. Ma a motivo di una malattia, Antonio dovette fare subito ritorno dal Marocco e in questo suo rientro in Italia si dice che una tempesta lo fece approdare in terra di Sicilia, venendo anche a Cefalù, da dove continuò il suo viaggio per Assisi per rendersi presente al capitolo delle Stuoie, dove nel volgere di breve tempo erano adunati circa 5.000 frati. Da allora, in questo luogo dove oggi siamo noi, in questa chiesa, per queste strade della città, lo spirito di questi due uomini evangelici hanno aiutato tanta gente a incontrare Gesù. Da allora anche i loro nomi e le loro effigie sono scolpiti su tele, sul marmo, sulle campane, sul calice, sulle strade. E tuttora la loro spiritualità è a tutti noi cara, in quanto ci ha aiutato e ci aiuta a scoprire Cristo, povero, umile e crocifisso. E inoltre il suo legame profondo e il suo amore alla Chiesa. Altre volte negli anni passati le reliquie del santo sono state accolte qui, in questa comunità parrocchiale, e nel 1976 e nel 1995. E anche questa comunità varie volte si è recata al santuario di Padova a ricambiare la visita. Lo faremo anche noi, padre Luciano, a conclusione del 50° dell'erezione di questa parrocchia. E nella celebrazione del 50° di erezione canonica di questa parrocchia non potevamo chiedere nuovamente le reliquie del santo di Padova, e ciò per vari motivi. Il primo motivo è dovuto al fatto che questa chiesa è stata sempre intesa come chiesa come Sant'Antonino, perché la tradizione popolare si è avvalsa nella fondazione sia del passaggio sia della permanenza di Antonio in questo luogo. Ne sono stati tramandati alcuni segni: la pietra marmorea collocata sulla parete a sinistra entrando in chiesa, ci passiamo ma tante volte non leggiamo, dove c'è la seguente scritta: vieni, vedi ed onora fra queste sacre mura devoto peregrin almo tesoro qui piantata, i cui frutti sembran d'oro, il calice in cui beva anima pura, la campana sonora d'Antonio il Padovano, memoria sono e dono della sua mano. Inoltre, il calice incastonato e fregiato nei secoli precedenti da stemmi di nobili casati di Cefalù, lo vedrete durante la celebrazione. La campana collocata nell'atrio del convento, detta Vocor Antonia Francisca, del 1263, rifusa nel 1649, in essa è scolpita la professione di fede: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. È una strofa di forte valenza antoniana. Si queris miracula, vim ventet demonis bello, cantoque laudes, corpora vivo voco, morto a fleo. Parole difficili. Se cerchi miracoli, scaccio la forza del vento e del demonio, canto le lodi, chiamo i vivi, piango i morti.
e infine la pianticella dell'arancio secolare che si trova nell'orto. Secondo motivo che ci ha portato a chiedere le reliquie è dovuta alla scelta del logo di questo cinquantesimo, chiesa che vive tra le case degli uomini. Esso desidera richiamare e sollecitare questa comunità a farsi soprattutto attiva presenza di umile servizio nel territorio, non disgiungendo mai fede e vita, tempio e strada, credente e non credenti, fedeltà a Dio e fedeltà all'uomo, ma desidera altresì sollecitare tutti noi ad annunziare il Vangelo di Gesù, cogliendo ad un tempo domande e bisogni emergenti, per impegnarsi per quanto è possibile a dare risposte sulla scia di Antonio di Padova e della sana tradizione dell'ordine francescano, con la scelta preferenziale a servizio dei deboli e in aiuto dei più bisognosi, sia nella casa di accoglienza Maria Santissima di Gibilmanna, sia con l'aiuto concreto a chiese sorelle e in Etiopia e in altre nazioni. Il terzo motivo, il più rilevante, è dovuto all'impegno che la comunità, sull'esempio di Antonio, Doctor Evangelicus, vuole assumere, e cioè di conoscere, leggere, meditare il libro sacro, e con la lezione divina, e nelle celebrazioni liturgiche e in famiglia. A tale scopo, nella celebrazione del 12 giugno prossimo, che il nostro Vescovo Monsignor Vincenzo Manzella presiederà, sarà offerta a tutte le famiglie il Vangelo in famiglia, edito dalle edizioni Paolina. Personalmente accolgo e credo che tutti quanti accogliamo con gioia in questi giorni la lezione che ci proviene dalla presenza delle reliquie del Santo, vivendola come un dono prezioso da ammirare, da custodire e da interpretare, che ci impegna a rifondare nell'oggi il suo carisma di insigno predicatore del Vangelo, che per noi si fa servizio alla parola di Dio nelle catechesi, nelle omelie, nell'insegnamento della religione, attraverso i nuovi mezzi e i nuovi metodi di comunicazione sociale a nostra disposizione e anche attraverso gli scritti. Il gridatolo dai tetti che il Vangelo ci invita a compiere questa comunità, che è casa tra le case, famiglia di famiglie, lo desidera vivere incarnando il Vangelo che è Cristo, sia captando nello stesso tempo i bisogni e le attese degli uomini, sia facendosene anche carico e strumento e segno di fraterna e incisiva umanizzazione. Possa questa presenza delle reliquie fare innamorare di Gesù anche noi, e come quei due nostri pazzi del Medioevo, i cui volti consegniamo ai posteri nel dipinto del logo, suscitare in questa comunità e nelle altre chiese sorelle altrettanti pazzi di amore, da slegare però, perché liberati da compromessi, da paure e da condizionamenti, possiamo vivere e dire il Vangelo di Gesù, il Vangelo che è Gesù. Possa la permanenza delle reliquie di Antonio, oggi qui in questa parrocchia, sospingerci a farci riscoprire il Vangelo sine glossa. Possa inoltre questa sua permanenza, per la forza dello Spirito Santo, suscitare nella Chiesa e all'ordine francescano nuove vocazioni di speciale consacrazione, dedite con gioia e alla contemplazione e al servizio dei fratelli, ma sempre in comunione con il Magistero della Chiesa. Antonio di Padova interceda per tutti noi. Ricorriamo alla scuola, in modo particolare in questi giorni. Saremo aiutati dall'esperienza pastorale e dalla conoscenza che del Santo a padre Luciano Marini, che viene da Padova, al quale già fin d'ora, mentre lo accogliamo fraternamente, diamo il nostro caloroso benvenuto. Allo stesso modo, diamo il nostro gioioso benvenuto al nostro Vescovo Emerito, Sua Eccellenza Monsignor Rosario Mazzola, che ha sempre seguito e segue il cammino di questa comunità parrocchiale, ne conosce il servizio pastorale che incoraggia, ne ascolta ben contento le voci dei bambini che giocano e ci sostiene con la sua preghiera anche questa sera in questa celebrazione eucaristica. Grazie Eccellenza. Grazie ai nostri fratelli presbiteri, ai fratelli religiosi, ai diaconi, alle suore,
per questo momento di agape eucaristica. Grazie a tutti voi, fratelli e sorelle in Cristo. E il benvenuto anche al nostro sindaco, che da appena 20 giorni ha iniziato il suo servizio di primo cittadino per il bene di questa comunità civile, che certamente, come tutte le altre comunità civili, ha i suoi problemi, ma evidenzia tanto desiderio di voler fiorire nel rispetto della reciprocità e del dialogo i tanti carismi e le tante energie che lo Spirito del Signore suscita in tutti noi per una civiltà del rispetto, della comunione e dell'amore. A tutti voi, fratelli e sorelle, benvenuti questa sera all'altare del Signore e buona celebrazione. Il canto delle litanie di Sant'Antonio prepareranno l'inizio della celebrazione della Santa Messa. Pace e bene a tutti voi. Sant'Antonio, amico della croce, Sant'Antonio, martire di desiderio, Sant'Antonio, umile figlio di Francesco, Sant'Antonio, angelo di purezza, Sant'Antonio, amante di ogni virtù, Sant'Antonio, arca del testamento, Sant'Antonio, dottore evangelico, Sant'Antonio, difensore degli oppressi, Sant'Antonio, consolatore degli afflitti, Sant'Antonio, fiducia dei peccatori, Sant'Antonio, ministro di riconciliazione, Sant'Antonio, promotore di pace, Sant'Antonio, operatore di prodigi, Sant'Antonio, uomo evangelico, Sant'Antonio, testimone a difesa della vita, Sant'Antonio, figlio devoto di Maria. Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per la liturgia che ci ha preceduto omettiamo l'atto penitenziale e allora insieme diamo lode al Signore.
preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per la sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere i doni ai fratelli a compiere il ministero, al fine di educare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il Capo, Cristo, parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, apparendo agli undici, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà sarà battezzato e sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore. Celebriamo questa Santa Eucaristia sostenuti dalla comunione di Sant'Antonio, del quale qui abbiamo un segno palpabile, le sue reliquie. Volentieri racconterei la vita di questo santo straordinario, che voi conoscete senz'altro meglio di me, appartenendo ad una comunità parrocchiale vivificata dallo spirito di San Francesco e guidata dallo zelo instancabile del vostro parroco padre Aurelio. Con la reliquia di Sant'Antonio stasera noi riviviamo il suo passaggio nella nostra città di Cefalù e di cui abbiamo un prezioso ricordo, il calice con il quale ha celebrato. La Santa Messa. Sant'Antonio è entrato nella pietà popolare non solo per i suoi numerosi miracoli, per la sua viva partecipazione ai bisogni dei poveri, di cui segno è il cosiddetto pane di Sant'Antonio. Sant'Antonio fu un predicatore itinerante, ha incarnato il Vangelo di Gesù Cristo, portando la pace. Ma ciò che più teneva a cuore era di annunciare la tenerezza. La tenerezza di Dio, l'infinita misericordia di Dio. Fratelli e sorelle, è finito il tempo di Dio della giustizia, del Dio terribile, del Dio delle minacce. Dobbiamo saper scoprire
qual è in realtà il vero Dio, il Dio dell'amore, il Dio della misericordia. Sant'Antonio fu il primo teologo autorizzato da Francesco a predicare ai suoi frati. L'efficacia della parola di Antonio, i frutti della sua carità instancabile erano dovuti alla luce e alla creatività della parola di Dio che Antonio ascoltava, meditava e pregava. Si deve pure l'efficacia della sua parola alla sua intima comunione con Dio e alla potenza della sua preghiera. All'amicizia con Dio sempre proteso nell'unico desiderio di fare la volontà di Dio. Fratelli e sorelle, raccontare la vita dei santi è sempre celebrare la santità di Dio, fonte di ogni santità. La santità di Dio brilla di riflesso sui santi. I santi sono la conferma del detto di Sant'Ireneo: la gloria di Dio è l'uomo vivente. I santi cantano la gloria di Dio. Così pure, fratelli e sorelle, i santi ci richiamano alla nostra comune vocazione, la santità. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Siate santi, dice il Signore, perché io sono santo. Nella preghiera eucaristica, nella Santa Messa, che forse ascoltiamo anche ogni giorno, invochiamo lo Spirito Santo perché ci santifichi. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni, cioè non solo il pane e il vino per il sacrificio, ma noi, di cui il pane e il vino sono segno. Ogni messa ci santifica volta per volta sempre di più per raggiungere questa meta. Sant'Antonio, è incredibile ma vero, credeteci. Stasera vuole risvegliare, accrescere in ciascuno di noi l'impegno di una vita santa. Sarebbe vano questo pellegrinaggio di Sant'Antonio qui a Cefalù se non si risveglia questo invito alla santità. Purtroppo noi ci spaventiamo a pronunciare questa parola, santità. Siamo più propensi a dire che siamo peccatori. E con questo quasi ci escludiamo
dalla santità. Ma la santità non è frutto delle nostre azioni morali, delle nostre opere buone. La santità è dono di Dio, che è fonte di ogni santità. Dio solo è santo. E la nostra appartenenza a Dio ci fa santi. Il battesimo ci ha consacrati santi, perché il battesimo ci ha consacrati come appartenenti creature di Dio, e per questo siamo santi già. Per noi la santità non è una conquista nostra. Abbiamo già detto che la santità è il dono di Dio, partecipazione della santità di Dio, perché apparteniamo a Lui. Siamo santi perché Lui è santo. E allora per noi la santità consiste nella coerenza della nostra vita, delle nostre opere, a questa vocazione e a questa dignità di figli di Dio. Noi usiamo comunemente la parola salvezza, Dio è venuto a salvarci, ma salvezza equivale anche a santità. Allora noi non siamo soltanto uomini salvati, ma poiché salvezza e santità, noi siamo un popolo santo. Noi siamo un popolo di santi. E nei primi tempi della Chiesa i cristiani si chiamavano santi. Il successo più grande di una vita e la saggezza più vera è la santità, è la fedeltà al progetto della volontà di Dio. Siate santi. Invece, il rischio più comune e il controsenso diffuso è quello di accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all'insegna di un'etica minimalista e di una religiosità superficiale, che sarebbe l'opposto del radicalismo propostoci da Gesù. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E le sorelle, è un grido di speranza. Il mondo ha bisogno di santi. I santi, cioè gli uomini, le donne, i giovani, che vivono la comunione con Dio, che vivono la loro vita, il loro dovere, i loro impegni secondo Dio. Questi uomini scrivono la storia. E qui c'è un campione, Sant'Antonio, la cui parola dopo più di 8 secoli è ancora viva e attuale per noi oggi. Se non fosse così, noi stasera non saremmo qui. Sant'Antonio conferma quanto ho già detto. I santi sono capaci di incidere e cambiare la storia.
e ce n'è tanto bisogno di cambiare questa storia. È significativo che il Concilio Vaticano II, nell'intento di rilanciare la presenza salvifica della Chiesa nel mondo contemporaneo, abbia espresso il suo sforzo incominciando proprio dalla riforma liturgica, perché appunto se preghiamo e preghiamo bene cresceremo nell'amore, se preghiamo e preghiamo bene aumenta il distacco dal male e la nostra adesione alla volontà di Dio sempre. Abbiamo celebrato, fratelli e sorelle, la solennità della Pentecoste, il giorno in cui è nata la Chiesa, nel giorno della Pentecoste. E la Chiesa è nata nell'atmosfera di intensa preghiera del Cenacolo, 2000 anni fa. La Chiesa rinascerà nel terzo millennio solo se tornerà fedele allo Spirito e all'esperienza del Cenacolo. Che richiamo forte per noi che viviamo nel frastuono delle voci del mondo e degli uomini, per noi inficiati di attivismo frenetico, efficientista, sterile. Siamo sempre di corsa e poco o mai fermi davanti al tabernacolo, cioè davanti al Signore della vita e della storia. Siate santi, fratelli e sorelle. Questo è il messaggio, l'invito che ci rivolge stasera Sant'Antonio per un mondo bisognoso di pace. E di fraternità. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti, Signore Dio nostro, alimenti in noi la fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che Sant'Antonio ha servito con amorosa dedizione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la memoria di Sant'Antonio, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Antonio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che in Sant'Antonio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, mi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Le sacre reliquie saranno adesso accompagnate in chiesa e la venerazione alle sacre reliquie saranno fatte nei giorni seguenti. Quindi deporremo la reliquia di Sant'Antonio all'altare
e anche nel trono che è stato preparato. Possiamo entrare in chiesa, ma le celebrazioni saranno ogni mattina alle 7:30, poi la sera alle 18:30 la corongina in onore di Sant'Antonio e la Santa Messa. Però domani finisce il mese di maggio, vogliamo allora con Antonio di Padova dare lode a Maria, lui che ha detto quattro sermones sulla presentazione al Tempio, sull'Annunciazione. Quindi e domani sera la celebrazione della Santa Messa, al tema della Messa ci aiuterà la corale di Castelbuono a lodare Maria nello spirito di Francesco, di Antonio di Padova, nella parrocchia di San Francesco. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.